È per me un piacere fare questo breve intervento nell'ambito della seconda Assemblea Generale di Autonomie e Ambiente. E per questo motivo ringrazio anche Mauro Vaiani, che da anni sta tessendo il rapporto tra le nuove forze autonomiste che stanno nascendo nel nostro paese, sempre di più in più regioni, con le forze storiche come la mia, l'Union Valdôtaine, che è nata nel 1945 proprio per sostenere l'idea di federalismo e quindi l'idea di sostegno dei territori per definizione. Il tema di questo incontro è un tema molto interessante. Io ho visto il programma e quando si parla di Europa e solidarietà internazionale e impegni per le repubbliche e delle autonomie, credo che si parli di un argomento che si può sintetizzare nel termine del federalismo. Questo federalismo che è sempre stato per noi, Union Valdôtaine, ma credo anche per tutti questi voi movimenti che state nascendo sul territorio nazionale, un po' il punto di riferimento. Federalismo vuol dire rispetto delle diversità, rispetto delle culture e le tradizioni altrui e soprattutto libertà, libertà di potersi esprimere secondo la propria lingua, secondo le proprie tradizioni, secondo la propria cultura. E quindi è veramente importante che anche nel nostro paese si sviluppi sempre di più una coscienza di rispetto del territorio e di valorizzazione di quelle che sono le differenze e quindi valorizzare le differenze e non aver paura delle differenze. Questa crisi pandemica ha un po' creato l'occasione per i neocentralisti per giustificare quelle che sono state le difficoltà a gestire una situazione comunque molto difficile, non solo in Italia ma a livello planetario, per attaccare i territori, per attaccare le periferie del paese, accusandole di essere loro le responsabili degli errori che sono stati fatti o comunque delle difficoltà della gestione di questa crisi pandemica. E questo si sta traducendo in una volontà di rivedere il titolo quinto della Costituzione in termini centralistici. Addirittura si parla di una clausola di supremazia dello Stato per permettere appunto allo Stato di poter fare il pugno di ferro con i territori, con le regioni ed imporre alcune disposizioni. Ecco, io credo che noi ci poniamo in posizione esattamente opposta, dove invece diciamo che se c'è bisogno di fare una modifica del titolo quinto, questa modifica deve essere fatta in senso ancora più decentrativo e quindi questa riforma del 2001 può essere completata qualora si definiscono bene quelli che sono i poteri dello Stato e delle regioni, ma soprattutto che si dia invece più responsabilità ai territori. E solo in questo modo si può gestire meglio ancora l'amministrazione per i nostri cittadini. E poi credo che, e da questo punto di vista, ecco, volevo ancora dire che è giusto ed è corretto che si inizi a pensare che questo movimento autonomista, che anche nell'ambiente, sostiene l'ambiente, una grossa forza, inizi ad organizzarsi dal punto di vista politico. E quindi il mio auspicio è che in tutto il nostro territorio italiano nascano dei movimenti che abbiano come ispirazione il federalismo e l'accentramento. Quindi il mio auspicio e la mia spinta è proprio che la spinta verso di voi che ci siano delle rappresentanze nelle prossime elezioni amministrative e politiche dei nostri movimenti, di questo nostro grande movimento autonomista nazionale. Per il resto, per concludere, posso ancora sottolineare come un punto di riferimento importante per noi è l'Europa, ma che sia l'Europa veramente federalista. Un'Europa che rispetti le minoranze, che rispetti coloro che sono diversi, che hanno lingue diverse
E quindi da questo punto di vista il nostro sostegno pieno al popolo catalano, che in questi giorni è stato ferito nella decisione del Consiglio europeo di dare via al procedimento da parte del governo spagnolo verso gli europarlamentari catalani. Allora, io credo che questo sia una grossa battaglia che i nostri movimenti, assieme ai movimenti autonomistici, ce ne sono tanti a livello europeo, devono portare avanti. Un'Europa veramente dei popoli, un'Europa dove veramente si possa vivere nell'ambito della solidarietà, della sussidiarietà e soprattutto un'Europa che sia libera da nuovi autoritarismi e da nuovi nazionalismi che così hanno fatto male e hanno provocato veramente delle immani stragi nel XX secolo. E quindi con questo mio auspicio auguro a voi tutti un buon lavoro e speriamo veramente di vederci presto per pianificare ancora meglio la nascita di un nuovo grande movimento federalista in Italia. Merci encore a vous tous de votre engagement. Vive le fédéralisme, vive l'autonomie des peuples.